Le partite sono fatte di episodio, la Polisportiva Melitese sull'1-0 era ancora in partita, poi due errori clamorosi dell'arbitro, prima non concedendo un calcio di rigore ai padroni di casa e poi convalidando una rete in netto fuorigioco. Giuseppe Macheda, dottore Macheda, trainer della squadra di casa. Buonasera. Vabbè, sì, gli episodi possono influire, sicuramente ci sarebbe, c'era il rigore, l'avesse dato e l'avessimo segnato, può darsi che la partita sarebbe andata diversamente, come è anche vero che il secondo gol era viziato da fuori gioco. Però al di là di questo penso che oggi non siamo entrati in campo con la cattiveria necessaria, con la voglia di vincere. Loro avevano l'obiettivo, vincendo oggi avrebbero vinto, sarebbero arrivati primi matematicamente, quindi si vedeva che avevano più voglia. Poi esigenze della, non ho schierato la squadra come avevo intenzione di farla giocare, per alcune defezioni ho dovuto un po' adattare i ragazzi che avevo, perché avevo pensato di giocare con esterno basso Gurnari di difesa, però sono mancati altri ragazzi, quindi l'ho dovuto schierare avanti. Ha fatto il suo, però ci è mancato lo sbocco offensivo, diciamo. Siamo stati poco presenti nella zona offensiva, non riuscivamo a dare profondità alla squadra e quindi rimanevamo sempre chiusi là sotto. Quel fantasma dell'area del rigore di Lori era difficile da controllare. Vabbè, ma Hermes e Antonio li conosciamo direttamente perché sono stati con noi, quindi sappiamo le loro capacità sia tecniche che atletiche, però non erano solo loro due, c'erano un paio di ragazzi interessanti, quindi è un contesto. Mercurio, Puccinelli, Polimeni. Sì, è tutta la squadra, non è che sia un singolo, sono amalgamati bene, si allenano spesso con la prima squadra che fa l'eccellenza, alcune ne fanno parte e giocano pure, quindi si vede che c'è un passo diverso, però non è, sicuramente non siamo una squadra inferiore a loro, presi singolarmente i ragazzi, forse loro avevano più convinzione e più voglia di vincere oggi, però io sono contento dei miei ragazzi e non gli rimprovero nulla, al di là del risultato che è un risultato pesante indubbiamente, però fino al secondo gol loro non è che io abbia visto la differenza che c'è stata alla fine con il risultato finale, quindi non rimprovero nulla ai ragazzi, sinceramente non dico che sono contento perché abbiamo perso male, però sono fiducioso per questi playoff che andremo ad affrontare. Non va dimenticato comunque il bel campionato della Polisportiva Melitese che al di là di ogni cosa ha agguantato i playoff. Sì, ma se noi andiamo ad analizzare il campionato considerando vicissitudini che ci sono in corso durante la stagione, noi oggi potevamo presentarci allo scontro diretto con due punti meno di loro fondamentalmente, perché noi avevamo 28 in classifica, ne abbiamo, e 4 che ci mancano per delle situazioni che si sono verificate, erano 32, loro 34, quindi sicuramente sarebbe stata una partita diversa. Appunto per questo sono fiducioso nei ragazzi, perché non c'è questa differenza abissale che si è vista oggi e sono convinto che i playoff faremo bene, bene veramente. Utile allenamento in vista del rush finale? No, allenamento dico di no, perché nel primo tempo la Polisportiva Melitese ci ha messo in grosse difficoltà, anche noi, anche se eravamo in vantaggio di un gol, però ho visto una squadra ben messa in campo. Nel secondo tempo c'è stato un po' di, diciamo, sbragatura da parte della Polisportiva Melitese, ma comunque noi abbiamo fatto la nostra partita, adesso aspettiamo la fine del girone e vedremo un attimino per la continuazione di questo campionato. Non è mai facile parlare delle individualità, ma sicuramente Puccinelli, Polimeni, Mercurio, Perla e soprattutto l'autore della tripletta. Sono tutti ragazzi che sono nel giro della prima squadra e sono molto contento perché vuol dire che facciamo bene e stanno facendo bene. Stiamo lavorando proprio per questo. Stavo parlando di Hermes Lori. Hermes Lori, già l'anno scorso avevo visto un articolo sul giornale prendere nota di questo ragazzo. Questo è un ragazzo che ha delle grosse potenzialità e penso che ancora si sta esprimendo al 60%, ancora un 40% da mettere in campo. È il funambolo Perla che ha letteralmente mandato in bambola spesso e volentieri, seminando il panico, la difesa locale.
Perla ha una forza esplosiva non indifferente, è un ragazzo di grosse qualità, è un ragazzo anche di merito, quindi è un ex, diciamo, è un ragazzino che si può lavorare, si deve lavorare, perché sono dei ragazzi che secondo me dei profili, dei prospetti che possono uscire fuori. Mister Bevacqua ha fatto un grande lavoro per sorreggere la prima squadra in vista ormai della conclusione del campionato. Ma noi lavoriamo proprio per questi obiettivi, dare dei ragazzi nell'eccellenza nella prima squadra. Stiamo aspettando adesso che la prima squadra ottenga la salvezza matematica e poi cerchiamo di lanciare ancora di più altri ragazzini. Abbiamo anche un serbatoio di 2002, infatti oggi c'erano due ragazzini del 2002 in campo come titolari. Insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio. Quando era in attività gli sportivi lo avevano pennellato come Arnold Schwarzenegger, qualche altro come Maciste, e Nino Cogliandro oggi nelle vesti di dirigente è contento comunque sia del gioco che del risultato. Sì, senz'altro, c'è stato un bel pomeriggio di sport dove abbiamo partecipato sia noi del Vocale sia la Melitese. È stata una partita bellissima, i tattoni agonistici abbastanza alti, che abbiamo vinto con largo margine, però non era questo il problema, perché tutte e due le squadre si stanno preparando, noi da primi in classifica e loro da quarti ai playoff a un proseguo del campionato. Vocale che si accinge a chiudere alla grande, non soltanto con la vittoria nel campionato Under 19, ma soprattutto con la prima squadra che partecipa al campionato di eccellenza regionale calabrese. Sì, un buon sesto posto, tenendo presente che effettivamente i soldini che abbiamo speso sono quelli, sicuramente ci collocano in una fascia medio-bassa, mentre noi per ora abbiamo una collocazione medio-alta. E non dimentichiamoci che siamo secondi in un campionato importante come la Lieve Elite, che ci sta facendo girare tutta la Calabria, ben tre volte dobbiamo andare a Cosenza, qualche volta su Crotone, qualcosa su Ischia, cioè è un campionato dispendioso, però anche questo sotto la direzione di Enzo Bevacqua obiettivamente sta andando bene, è un campionato che ci vede secondi, collocati al ridosso del primo posto, che speriamo di onorare facendo bene. È la prima volta che lo facciamo, anzi la seconda volta, l'anno scorso ci siamo salvati agli spareggi, quest'anno invece stiamo facendo bene. Aprile è dietro l'angolo quando finiranno i campionati, ma il Vocale è già con l'occhio rivolto alla prossima stagione. Sì, non ti nascondo che effettivamente il fatto che magari la domenica possiamo venire pure a giocare a Melito è una cosa che abbiamo preso veramente seriamente in considerazione, anche perché in virtù del fatto che le due partite che abbiamo fatto qua abbiamo fatto più di 500 persone, e questa la dice lunga sul fatto che effettivamente è una zona che il calcio bello lo vuole vedere bene. E vediamo, perché giustamente dobbiamo pure fare questo settore giovanile, che sicuramente esploderemo tutto nel terreno di Vocale, mentre la nostra idea è di giocare la domenica qua appunto nell'Interland Melitese a Melito per coinvolgere tutto l'Interland Melitese. Un grande esperto di calcio, il signor Macheda, come tutti chiamano Pasquale Macheda, scambiamo qualche battuta prima di entrare diciamo così nella Champions League, sul campionato, su questa partita intanto. Buonasera a tutti, su questa partita c'è, diciamo che una squadra lottava per vincere il campionato, noi la Melitese insomma lottavamo ormai, noi lo scopo era già raggiunto perché siamo nei playoff. Non saremmo mai potuto arrivare alla vittoria del campionato, quindi si è pensato di risparmiare qualche più di un ragazzo per quanto riguarda la seconda categoria, che sta cercando di risalire la classifica per puntare di fare i playoff, quindi c'era la necessità di far riposare diversi giocatori. Il primo tempo diciamo che hanno giocato a viso aperto, è stata una bella partita. Alcune topiche colossali dell'arbitro,
un rigore per i padroni di casa non concesso, un gol in netto fuorigioco assegnato. Sì, l'arbitro ha sbagliato, c'era un rigore per la Meretese su un credo che fosse, c'era un'azione da calcio d'angolo, il giocatore è stato spinto da dietro per ha evitato che saltasse e prendere la palla di testa. A centrocampo qualche fallo su Domenico Barrega non fischiato dall'arbitro, forse più di uno. Insomma, l'arbitro era giovane, deve anche lui fare esperienza, è giusto che... Archiviando questa partita, entriamo subito con la regina. La regina, io ho visto la partita ieri sera. Dico che insomma, mi è sembrato strano che a questo punto del campionato i giocatori venissero colpiti da crampi. Vinceva 1-0 e sul un probabile 3-0, perché se Tassi ha mangiato due gol a lui e il portiere. La ripartenza, perché loro erano più in palla, erano più in forma fisicamente, già correvano. Sinceramente io l'avevo già prenotato l'1-1. Da un probabile 3-0 che sarebbe stato un toccasana per quanto riguarda la classifica, ci siamo ritrovati a prendere un solo punto. Speriamo che le cose cambiano, credo che ci sia stato qualcosa a livello di cambio di preparazione atletica, perché non si spiegherebbe insomma, i ragazzi che vengono colpiti da crampi. Quindi qualcosa che il nuovo allenatore ha cambiato, forse anche la preparazione atletica, quindi modo di allenarsi. Il campionato, Icardi, l'Inter, il Milan, la Juve, la Champions League e via discorrendo. Pasquale Macheda. Il campionato, io sono interista, noi interisti siamo votati alla sofferenza, noi siamo, voglio dire, però quest'anno insomma ci sono delle cose inspiegabili, non si può insomma che una squadra come l'Inter consenta oppure che abbia un giocatore che la propria consorte faccia, la mamma, la moglie, la procuratrice, la conduttrice televisiva, l'ospite televisiva di trasmissioni che parlano di calcio, che invita i giocatori per passare la palla, che invita la società di acquistarne questo, quell'altro. Praticamente abbiamo un grande attaccante, però i pantaloni se li mette la moglie e non va bene. Al secondo posto, al terzo, ora rischia addirittura il quarto. Secondo posto, al terzo, rischiamo il quarto perché il Milan ha forse il più forte centravanti che al momento che ci sia in Europa. Vi parlo di centravanti, la vecchia maniera, perché attaccanti oggi sono anche gli esterni di centrocampo. Lui è un centravanti nato, un centravanti di quelli che spondono la porta, quelli che mettono il difensore centrale che lo macinano, che se lo lavorano, che arrivano sempre prima sulla palla. E diventa difficile adesso recuperare. Rino Gattuso, la Cenerentola, che adesso è addirittura paragonato al Paron Nereo Rocco, non prende gol da una decina di partite. Su Rino Gattuso ci sarebbe da dire anche il comportamento di alcuni giornali di alcuni mesi fa, insomma, che ironizzavano quasi sfiorando alcuni commenti sfioravano il razzismo, dai. Il razzismo, bravo, perché è come se un calabrese non potesse essere un allenatore da Serie A, da una squadra top. Niente, subiamo quello che si leggeva, che ancora si legge in altri aspetti diciamo, della vita quotidiana. Dal 1860 non è che sia cambiato un granché, voglio dire. Eppure noi siamo quelli che abbiamo portato l'intelligenza nel mondo, noi discendiamo dai greci, quelli che hanno inventato la democrazia, quelli che hanno inventato la filosofia, eppure ci sono quelli che ci guardano con nasino all'insù. Radio, televisione e giornali si occupano in questo momento della Juventus, ce la farà, non ce la farà? La Juventus ha le possibilità di fare anche 3 gol all'Atletico. Ma il problema della Juventus è che non deve subirne, perché se subisce un gol poi diventa problematico. Io da sportivo voglio dire, dico che la Juventus è una squadra forte, forse ha
un allenatore che, insomma, che pensa prima a non prenderle poi, per poi darle, voglio dire, perché credo che andare in Spagna contro l'Atletico, schierare De Sciglio a posto di Cancelo è stata una dimostrazione che si voleva difendere. Pensava magari di portare la partita sul pareggio, ma non si può giocare così con Simeone. Simeone è un sudamericano, Simeone. Un allenatore che vinca 5 scudetti di fila di solito è adorato, idolatrato. Non così Massimiliano Allegri. No, e devo dire che se vince 5 scudetti vuol dire che, hai partecipato 5 volte alla Champions. E partecipare alla Champions e non portarla a casa, perderla, perché ha perso le finali della Champions. Non è che sia un merito perdere le finali, e le finali bisogna vincerle, se no diventa una cosa che non va bene. Tu non puoi vincere 3-0 a Madrid contro il Real Madrid e poi perdere, voglio dire, perché lì c'era da fare i cambi, c'era da vedere che buttavano la palla sempre lì, e insomma deve fare una scelta. Cioè, niente, guarda, io sono convinto che lui ha vinto la panchina d'oro, quest'anno è stata assegnata la panchina d'oro. Bene, se allora se hanno dato la panchina d'oro ad Allegri, mi domando cosa dovrebbero dare all'allenatore dell'Atalanta, che con nessuno sta facendo un grande campionato. Infine il Real Madrid non vince più niente, né Coppa del Re, né il campionato, forse nemmeno la Champions. Ma il Real Madrid, dopo che è andato via Cristiano Ronaldo, credo che faceva anche da collante nello spogliatoio lì. Insomma, Zidane ha lasciato perché secondo me sentiva già odore di sfascio, e quindi ha mollato, perché si sta riprendendo il Barcellona, come l'anno scorso il Barcellona zoppicava, quest'anno il Barcellona è fortissimo. E le squadre locali, infine? Le squadre locali, la Meritese sta puntando i playoff. Hanno perso l'ultima partita dopo che vincevano 2-0, si sono mangiati il terzo e il quarto e praticamente poi hanno perso 3-2. In un campo che, voglio dire, al limite della praticabilità, ha impedito che i giocatori tecnici si esprimessero. La matricola Borgo Grecanico, dopo la salvezza, potrebbe giocarsi qualche sogno. Ma i sogni sono quelli, non ci sono, o fai i playoff o giochi per i playoff oppure niente, fai giocare i giovani e finisce là una volta raggiunta la salvezza. Per quanto riguarda lì in prima categoria, la griglia è di categoria superiore. Il calcio meritese ha espresso giocatori di Serie A come Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, in testa alla classifica, impredicato per la promozione in Serie B. Però si parla di un ritorno alle origini, però non sappiamo cosa bolla in pentola. Le origini... alla grandezza, voglio dire, alla grandeur di qualche... Si parla di una squadra del campionato di eccellenza o di promozione. Non sappiamo se con l'acquisto del titolo che cosa. Non penso che Fabio Caserta lascia la categoria per andare in eccellenza. No. Fabio Caserta, anzi, credo che meriti forse categoria superiore a quella in cui ha del... Non in questo senso, Fabio Caserta ormai aspira al mondo professionistico, cioè nel senso che si parla di un ritorno del calcio che conta qui alla Saverio Spinella, e quindi probabilmente con l'acquisto di un titolo che cosa? Guardi, c'è stata già un'esperienza del genere. Io credo che le cose vanno... Nel calcio bisogna andare con i piedi di piombo, perché è una cosa, il calcio è una cosa molto futile, oggi c'è, domani non si sa. Bisogna andare con i piedi di piombo, bisogna fare le categorie, bisogna avere più categorie, perché servono le categorie, serviranno eventualmente anche di rinforzo a questa ipotetica eccellenza. Io, per quello che so io, noi operiamo e facciamo di tutto affinché la Meritese, che porta il nome della cittadina, noi diamo i ragazzi alla Meritese, perché partecipiamo, ripeto, alla crescita
del vecchio nome che è il nome del paese. Ma certo, mi farebbe piacere, però voglio dire, non è che se arriva una eccellenza gli altri devono andare via, no, perché questo è sbagliato, voglio dire. Ognuno ha il suo spazio ed è giusto che sia così. Insomma, sono solo chiacchiere di Bizzolo e di bottega. Non lo so se sono chiacchiere di Bizzolo, quello che so è che se ci sarà questa possibilità mi farà piacere, sempre che si rimanga nei limiti del rispetto reciproco, altrimenti sarà una cosa invisa da diversi. Escluso il Bocale, perché su questo mi sembra che non ci siano dubbi, si parla di qualche altra squadra, anche se ancora non si fa il nome. Ma non lo so io, guardi, io non ho sentito parlare di questa cosa, io so che l'anno prossimo ci sarà sicuramente un'altra squadra di prima categoria. Poi per quanto se altri hanno altre intenzioni di categoria superiore, non saprei dirle. Io quello che le posso dire è che l'anno prossimo la calcistica farà gli allievi regionali, i giovanissimi regionali, come sempre, parteciperà con i propri ragazzi insieme alla Melitese al campionato di Under di 19, che l'anno prossimo sarà una squadra molto forte, visto che usciranno quest'anno i 2002 dalla calcista, che andranno a rinforzare la squadra 2001 che ha giocato quest'anno nell'Under 19 con il nome della Melitese. Questo è quello che so io, poi di altro non ho notizie. Bene, ringraziamo il signor Macheda. La linea allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. Grazie per l'ascolto.